Un convegno nazionale per discutere di violenza sulle donne e dei modelli di intervento da adottare nella scuola e in famiglia è stato organizzato a Napoli presso la sede di Confcommercio in Piazza Carità con la partecipazione di psicoterapeuti e criminologi che si sono confrontati sulle strategie più efficaci per contrastare lo stalking e il femminicidio. Le iniziative sono tante, non solo del Comune ma anche di tante altre associazioni come anche oggi qui in Confcommercio. Quelle più significative sono la rete per la legalità, i centri di ascolto in ogni municipalità e la costituzione di parte civile nei processi del cosiddetto femminicidio. Poi è molto importante fare rete, non lasciare mai in un senso di solitudine o peggio ancora di isolamento le donne vittime di violenza, che ripeto la violenza non è solo fisica ma è morale, certe volte nei luoghi di lavoro, molto spesso nelle abitazioni, troppo spesso nei luoghi anche dove la cultura dovrebbe scacciar via la violenza della borghesia, insomma la statistica certe volte non rispecchia la realtà che è peggio di quella che emerge nei procedimenti penali. Il progetto dal titolo Mai più violenza infinita, rieduchiamo la cultura, si basa sulla comprensione degli aspetti sociali e culturali del fenomeno per individuare soluzioni utili e coinvolge anche alcuni istituti di scuola secondaria distribuiti sul territorio nazionale. Cercheremo di creare un punto di ascolto, di riferimento con un numero verde, un personale adeguato, con l'amica Rosa Pratico per essere d'aiuto a questa tematica che deve essere naturalmente sviscerata e avviata meglio nelle istituzioni, nelle scuole e quindi anche nelle associazioni e noi questo ci proponiamo di fare come Confcommercio.